Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Bonsai Tips and Tricks. Quello che avete appena visto è un pre-bonsai di Pinus silvestris, Pino silvestre appunto, ed è una pianta di origine Yamadori. È un bonsai che è un pre-bonsai che è in mio possesso da grosso modo 2016, quindi da 4-5 anni, e sul quale ho effettuato un paio di lavorazioni che lo hanno portato ad essere quello che è in questa fase di qua. Qualcuno di voi si starà chiedendo perché questa pianta, che sicuramente non è un master, e perché quindi le ho dato così importanza. In realtà la motivazione che sta dietro alla volontà, in qualche modo, di presentare questo pre-bonsai è quella di dimostrare che molto spesso alcune piante che potrebbero sembrare con scarso potenziale o molto scarso potenziale possono poi, se lavorate correttamente o comunque con un po' di fantasia, permettere di ottenere delle piante comunque gradevoli e veramente interessanti in alcuni casi addirittura. Ma bando alle ciance, vi faccio vedere qual era la situazione di partenza. La situazione di partenza era esattamente questa: nel 2016 sono entrato in possesso, l'ho acquistato, di questo Yamadori. È una pianta che probabilmente, ha meglio, sicuramente ricchissima di difetti. Perché? Perché ha un tronco molto lineare, molto rigido, privo di curve per quasi 80 centimetri di fila, poi è una curva molto molto acuta, è una vegetazione dispersa lontano sia dal tronco principale quanto anche dalle ramificazioni originarie, quindi veramente c'era tanto lavoro da dover fare. Questo è l'altro fronte in cui si vede altresì che uno degli effetti, degli elementi positivi che in realtà mi avevano convinto ad acquistarla, oltre al costo, chiaramente che non era particolarmente alto, erano sia questa bella curva, sia contemporaneamente un piede che tutto sommato, un nebari, che non era assolutamente male. Vediamo un'altra foto che presenta nuovamente, qui si vede in tutta la sua linearità il tronco. E quindi, arrivata a casa mia, la prima cosa che ho pensato di fare è chiaramente provare a interpretarla. Quello che mi è venuto in mente è stato di fare due pieghe, inizialmente due pieghe, quindi trasformare quel tratto cilindrico e dritto in un tratto un po' più armonioso. Queste due pieghe sono quelle che vedete qui, per cui ho armato il tronco con dell'ajuta che si vede, poi con qualcosa che trattenesse l'umidità, quindi un materiale plastico. Ed ho inserito fondamentalmente dei tiranti e un tutore che mi permettessero appunto di creare una prima piega a questo livello, una seconda piega a questo livello. Se vedete, rispetto all'asse principale del tronco, c'è stata una piega di grosso modo 70 gradi sulla nostra destra, quindi sulla sinistra fondamentalmente della pianta. E quindi questo è stato il primo step a cui ho dato origine. La pianta in realtà ha subito degli altri step che vi racconto in realtà tramite queste immagini di qua. Quindi qua vedete la prima curva che ho fatto, qui la seconda curva che ho fatto, questa era una curva naturale, questa era una curva naturale che però è stata stretta ulteriormente con un tirantino da qui a qui. Dopodiché ho creato, e questo l'ho fatto l'anno scorso, un'ulteriore curva che ha rimesso in asse il lapice. E qui semplicemente con del filo una nuova piccola, diciamo tra virgolette, curvatura. Come vedete ormai le curve non mancano, una pianta che è passata dai 1,50 m di lunghezza totale a grosso modo 80 centimetri. E quindi realmente si è ricondotta a delle dimensioni e delle misure anche più gestibili. Le parti successive sono state il compattamento della vegetazione, che a questo punto non vedete essere particolarmente attorcigliata. Perché? Perché in realtà è stata arretrata, non è stato semplicemente filato e non si sono create non si sono create quelle esse che mirano ad avvicinare la vegetazione. Se vedete, in realtà è abbastanza compatta. Probabilmente un po' meno compatto questo ramo che ho voluto mantenere per adesso nella pianta, non è detto che rimanga anche in futuro. Mentre al contrario non ho voluto mettere niente sulla destra proprio perché la presenza di questa grossa piega creava un pieno ottico che non era il caso, a mio avviso, di andare a compensare minimamente. E la lavorazione, quest'ultima lavorazione è stata, che ho fatto, ha previsto il posizionamento di questo distanziatore che ha permesso di ricondurre in asse meglio la parte apicale e di riavvicinarla con questo tirante rispetto alla curva.
Adesso la pianta chiaramente è molto compatta, è stata contemporaneamente gli sono stati tolti gli aghi vecchi perché chiaramente questo è il modo migliore per favorirne poi una ripartenza con gemme arretrate. Ed è importante quindi nei pini e in alcuni casi, in alcune lavorazioni, che questa venga effettuata assolutamente proprio per favorire la ripartenza indietro della vegetazione. Il resto, quello che ci attenderà, sia me che lei, è un periodo di riposo, dopodiché un vaso, verosimilmente un vaso tondo e basso, ed un arretramento della vegetazione, per cui io conto che nell'arco di 3-4 anni possa diventare realmente una pianta tutto sommato di un qualche significato. Quello che avete visto quindi è un esempio di una pianta che veramente aveva un potenziale realmente basso in fase iniziale, che adesso si è trasformata in qualcosa di gradevole, aggraziato ed interessante. Non dico oltre e vi lascio nuovamente a questa pianta. Penso che adesso la potrete apprezzare anche diversamente dopo aver visto da cosa proveniva. Buona continuazione e grazie per l'attenzione.